ci siamo. Arrivati alla finalissima della Serie A Team FIFA 21, il campionato ufficiale eSport della Lega Serie A. Io sento già veramente un sacco di tensione, i giocatori sono pronti, quindi non perdiamo altro tempo e chiamo subito alla postazione Dani Pitbull per il Benevento eSports. Ciao. Prego. E ora è il turno di Gabri per il Genoa eSports. Ragazzi, in bocca al lupo, che vinca il migliore, e come sempre la parola ai caster per la telecronaca del match. La tensione sui volti di Dani Pitbull e Gabri, direi col senno di poi per quello che abbiamo visto nello spettacolo iniziato. Ricordiamo, alle prime battute della giornata erano le 13:30 quando Gabri batteva l'Udinese nel doppio confronto per 7-4. Direi che meritatamente abbiamo loro due in finalissima di questa prima edizione della eSerie A Team FIFA 21. Marco, che gara ti aspetti da questi due pro player? Sarà una gara, secondo me, un minimo giocata a viso aperto, almeno per la prima partita. Non sono due player che possono farti una partita a ritmi bassi, chiusi tutti in difesa. Non mi aspetto quindi di rivedere un tipico match, per esempio, come erano quelli di Giovi, in cui tanta concentrazione sulla fase difensiva, perché l'abbiamo visto, sono due player che esprimono il meglio di sé quando possono spingere, quando possono velocizzare la manovra di gioco e quando riescono a servire i due player davanti. Entrambi vanno con la classica scelta dei due Ronaldo, con due moduli diversi, perché uno è un 4-2-3-1 per Gabri, l'altro è un 4-4-2, però su di loro costruiscono davvero tantissimo. Piccola curiosità per te, Sabino: entrambi hanno esordito in queste Final Eight andando sotto nel punteggio, perché Gabri è andato in svantaggio di due reti contro Dastardly nella prima partita di Winner Bracket, mentre Dani Pitbull è andato sotto per quella bella diagonale di Ronaldo contro Cresi nella prima di Loser Bracket. Quindi sono due che non hanno paura anche di andare magari a soffrire per poi saper cogliere il momento giusto per far male. Un altro tassello per raccontare questa partita a proposito di statistiche, Marco, è il fatto che entrambi si sono affrontati nel girone B, due gare sul filo dell'equilibrio, una testa. 2-1 per il Benevento contro il Genoa, il ritorno invece 3-2 del Genoa contro il Benevento. Quindi due gare sul filo dell'equilibrio, due gare che promettono scintille. Benvenuti dunque alla finalissima della prima edizione della eSerie A Team FIFA 21. Il Benevento controlla il pallone e prova ad attaccare. R9 per Teo Hernandez, ancora Ruud Gullit, Patrick Vieira, ancora per il tulipano olandese Esharawi. R9 prova a girarsi sulla difesa del Genoa, Esharawi per Gullit, ancora il faraone a scambiare. Prova a partire lui, ancora il Sharawi, chiude la diagonale di passaggio verso R9, Gullit che poi recupera il pallone. Allora riparte il Genoa, Cristiano Ronaldo, dopo i primi 5 minuti di possesso della Benevento si affaccia in avanti il Genoa. Vidal per Gullit, ancora il cileno, Gullit prova ad avanzare, si torna ad Arturo Vidal. Con calma il Genoa per aprire il pertugio giusto nella difesa del Benevento. R9 per Gullit, Vidal ancora per Ruud Gullit, Vidal a scambiare, tre quarti offensiva del Genoa e prova a far salire la difesa del Benevento. R9 per Vidal, poi il taglio di Cristiano, siamo dentro l'area, Cristiano esce in questo momento, poi ritorna sul mancino Vidal, ancora gran possesso palla da parte del Genoa che non ha fretta. R9, Vidal, ancora R9, vediamo se prova il tiro, Ronaldo! La sblocca subito il Genoa, alla prima occasione, Ronaldo il fenomeno, fa urlare la lanterna di rossoblù. Ma che bello il gol qua di Gabri, hai visto come si è mosso bene con Ronaldo? Perché adesso ha tanta pazienza per liberarsi, per andare a concludere diagonale su cui non può niente il portiere di Dani Pitbull, che ora si trova costretto a inseguire dopo il primo tiro alla fine in porta di questa finale.
Punteggio che recita Genoa 1, Benevento 0, però Dani Pitbull ci ha abituato che ormai rimontare non è così difficile, quindi non credo che si farà scoraggiare. E prova ad attaccare con Juanito Cuadrado, Vieira, il Cuti Romero, Smalling, Ruth Gullit, apre tutto per Teo Hernandez che prova ad avanzare a grandi falcate dentro l'area di rigore. Teo Hernandez bravo a chiudere addirittura Dejan Kulusevski. Vediamo chi andrà a battere il calcio d'angolo, ci va il Faraone, pallone sul primo palo, issato la vela, Cristiano Ronaldo, prima parata per Edwin van der Sar. Schema classico questo di Dani Pitbull, ormai l'avete imparato a riconoscere, fa battere il corner da El-Sharawi, poi va a selezionare Ronaldo, va a tagliare forte sul primo palo, qui era andato su bene, non è riuscito a dare abbastanza potenza, ma primo squillo del Benevento che, vedete, è chiaramente tanto, tanto in partita. Vieira! Ruth Gullit, ancora per il francese, c'è libero il tulipano olandese, vede il pertugio e lo serve. Gullit, dentro Cristiano, bravissimo, Chris Smalling, Kulusevski, Cuadrado, ancora per Dejan Kulusevski, che esterno, apertura al millimetro per Cristiano, ma Smalling da una parte e Smalling dall'altra, potrebbe essere anche questo davvero importante come chiave del match, l'anticipo da parte delle due difese. Sì, anticipo per non far prendere spazio all'attacco qua Ronaldo, forse poteva anche andare un pelino avanti, però come si è girato bene, avevamo detto i tiri da fuori, tutte queste situazioni possono incidere tanto e saranno così forse anche in questa finale. Parata per i fotografi da parte dell'estremo difensore del Benevento, poi grande autoblock difensivo per quanto riguarda il Benevento sulla conclusione, sempre del solito CR7. Le streghe però tornano in avanti con El Shaarawy, Gullit, Lozano, ancora Ruth Gullit, d'esterno per il Ciucchi, Ruth Gullit non vede Vieira, ma da R9 e torna all'indietro dopo aver superato l'avversario in velocità. Vieira, ancora R9, uno contro uno, vuole Cristiano, gran finta, Cristiano! CR, il magnifico 7 Ronaldo, si riapre la finale nella gara d'andata, guardatelo lì, come si sposta il pallone col sinistro, fulmina van der Sar in uscita. Tunnel direzionale, prende quel vantaggio su Smalling che lì non ci può più arrivare e fulmina van der Sar col sinistro. 1-1, gran risposta di Dani Pitbull che aveva rischiato di andare sotto 2-0 su quella grande conclusione da fuori e risponde da campione. Equilibrio dopo i primi 35 minuti di gioco. Teo Hernandez, 10 minuti alla conclusione del primo tempo e questa gara d'andata è la finalissima della Serie A Team FIFA 21. Ruth Gullit sbaglia però il controllo, Kulusevski regala il pallone al Benevento. R9, attenzione al taglio sulla fascia sinistra di El-Sharawy che non viene servito, si va da R9, Gullit non va da Cristiano, vediamo se serve il Ciucchi ed è così, eccolo Lozano costretto però a non partire in velocità, allora torna saggiamente all'indietro Romero, Vieira, Smalling, ancora per Patrick Vieira. Non bravo, serve Ruth Gullit, con bravo calma Dani al Benevento. Pitbull. Bravo Dani Pitbull perché non ha rischiato nessun passaggio, aveva tanta tentazione di provare magari in qualche passaggio orizzontale, non si è fidato, torna indietro, sa che comunque c'è tanto tempo, è in parità, bravo qui. Con pazienza Dani Pitbull attacca la difesa del Genoa che prova a salire e a pressare Ruth Gullit, Romero, Smalling, Vieira, d'esterno per El Shaarawy. Si stacca Hernandez ma El Shaarawy non riesce a tenere e allora c'è una prateria per Kulusevski che prova a partire col suo mancino, poi arretra, vuole l'1-2 infatti lo riceve, Kulusevski può aprire il compasso! Quella è la mattonella dello svedese che come in un negozio Ikea trova le istruzioni per segnare il 2-1. Bravissimo Kulusevski, ormai è il movimento classico, palla che va sull'esterno, va da Kulusevski, con la suola si sposta il pallone quel tanto che basta per colpire col sinistro, il portiere non può farci nulla e al 45esimo il punteggio recita 2 per Gabri e 1 per Dani Pitbull. Ma che primo tempo divertente è stato comunque, Sabino, quante emozioni, quante risposte da una parte e dall'altra. Lo dicevamo, i migliori
sono arrivati qua, lo hanno dimostrato in questo primo tempo. Io volevo riallacciarmi a un discorso che aveva fatto per Luigi Pardo nel pomeriggio. Segna Gabri sempre nei minuti finali, il 45 e il 90. Quanto può far male trovare un gol in quelle situazioni, cioè quando ormai l'arbitro ha il fischietto in bocca? Può fare molto male, perché ti va a mettere anche in difficoltà mentale. Pensi, ho fatto tutto un buon primo tempo, poi all'ultimo ho preso quel gol che ti può cambiare un minimo la partita. Danny Pitbull, però, se devo pensare a un avversario che può non subire dal punto di vista mentale, penso a lui. Ma questo è un gol, questo di Smalling è come un gol, perché che anticipo ha fatto, ha fermato Ronaldo che stava andando. Mamma mia, che intervento davvero monumentale da parte di Chris Smalling, che tiene ancora il Genoa in vantaggio in questo secondo tempo. Kulusevski, Cristiano Ronaldo, ancora dallo svedese. Smalling contro Cristiano, che questa volta vince il duello. Kulusevski per un attimo finta di andare a sinistra, poi torna verso destra, pallone in mezzo, come ha fatto a passare? Esce il portiere su Lozano. Ma la difesa del Benevento, che pallone docile aveva fatto passare in mezzo all'area? Sì, questi sono i palloni che possono far male qua. Lozano però l'ha ricevuto troppo sotto forse al portiere, non c'era lo spazio per riuscire a far partire la conclusione. Bravo il portiere di Danny Pitbull a uscire a cannone sull'attaccante ad evitare quello che poteva essere tranquillamente il terzo gol. Però Gabri sembra davvero tanto determinato in questa finale. Guarda come riparte, non si perde d'animo, sta già conducendo, ma sa che è un vantaggio minimo. Benevento che si riaffaccia in avanti. Juan Cuadrado sopra la metà campo a grandi falcate, il colombiano, pallone dentro, attenzione Lozano, viene anticipato da Teo Hernandez, che viene utilizzato proprio in quel modo per anticipare i velocisti del calibro del messicano. Si fa vedere CR7, riceve Cristiano Ronaldo, pallone per il Ciucchi. Non riesce però a trovare Gullit tra le linee, allora può ripartire la formazione rossoblu. Ruud Gullit avanza, supera la metà campo, che stile da parte del tulipano olandese, nessuno lo affronta. Allora pallone per CR7, R9 ha provato la delizia tra le gambe del Cuti Rovero e non si fa però passare il pallone tra le gambe. Non si fa passare il pallone tra le gambe, ma era molto pericolosa quella situazione per Danny Pitbull. La difesa era un pelino troppo aperta, lo avevamo detto. Mamma mia, che finta, scusami Marco, che delizia da parte di Danny Pitbull! Non ci credo! Trova una magia con il tappeto magico, trova la rete del 2-2, ma cosa ha fatto? Dove ha nascosto il pallone R9? Gli ha fatto la stessa cosa che aveva tentato Gabri, con la finta di tiro per mandare fuori tempo il difensore. Di là Romero era riuscito a fermare Gabri, dall'altro lato Danny Pitbull colpisce 2-2, perché Danny Pitbull è questo, non va mai KO. E attenzione qua, uno contro uno, Cristiano! 1-2 pazzesco di Danny Pitbull, che non mi lascia nemmeno il fiato da riprendermi. Mamma mia Dani, cosa stai facendo? Eri sotto 2-1, adesso 3-2, CR7 non perdona! In praticamente quanto? Un minuto? Neanche! Bravissimo qua, doppio passo per mandare fuori giri il difensore, poi sul sinistro. Sappiamo quanto è forte Cristiano Ronaldo, doppietta per lui in questa partita con la maglia del Benevento. E stavamo raccontando una finale tutto sommato in controllo per Gabri, che comunque stava facendo lui la partita, e ci ritroviamo 3-2 Benevento dopo 3 minuti in cui Danny Pitbull ha cambiato la partita. E ora Gabri, prova di maturità importante qua, non è finita, c'è ancora tanto tempo. E l'abbiamo visto anche in precedenza contro Dastarli, quando si era ritrovato sotto 3-2, comunque a non mollare e a trovare il pareggio anche all'ultimo minuto. Attenzione al Genoa, i due migliori pro player di questa Serie A Team FIFA 21 si stanno affrontando nella gara d'andata, fino ad ora fantastica. Minuto numero 72, Gullit per Cristiano, buono la finta, riesce a tornare su di lui ottimamente Danny Pitbull. Donnarumma per il Cuti Romero, Cuadrado, palla al piede del colombiano, lancio buono per Cristiano che fa da sponda per Gullit.
Lozano, ancora Juanito per Ruud Gullit. R9 riceve, tiene il pallone incollato al piede sinistro, si va dal Ciucchi, d'esterno per Gullit, buono il tracciante per Vieira. Ancora Gullit, vuole R9 e non riesce a trovarlo. Allora si passa saggiamente dai piedi di Vieira, non ha naturalmente fretta Dani Pitbull. Cristiano però, un passaggio di troppo, poteva pensarci. Allora Lozano, riparte il Genoa, con le unghie e con i denti Gabri. Sì, Gabri che ha bisogno di una azione in fase offensiva, cercando di portare quanti più uomini possibili, perché ha sempre fatto male quando riesce ad arrivare sulla tre quarti, tipo in queste situazioni qua, quando magari riesce a farlo ricevere però con un pochino meno di pressione per provare a puntare in uno contro uno. Altrimenti la difesa di Dani Pitbull non soffre particolarmente. Occhio, perché un gol adesso può cambiare tanto, perché un pareggio del Genoa chiaramente ci aprirebbe la strada a una finale di ritorno molto equilibrata. E attenzione all'errore del Benevento, che ha giocato troppo col fuoco, perché Cristiano può punirla, siamo dentro l'area, pallone per R9, ancora Romero, ma che statua gli deve fare Dani Pitbull al Cuti? L'ha scelto praticamente solo lui e sta ottenendo i risultati. Occhio, perché avevamo detto un gol di Gabri, ma un gol di Dani Pitbull quanto potrebbe pesare andare 4-2 nella prima partita? Ma mi sembra che Gabri non ci stia a subirne un altro, anzi vuole trovare il 3-3 che tanto aveva fatto bene contro Dastardly nella partita che aveva inaugurato questa Final 8. Mamma mia che scivolata a chiudere tutto, ma il pallone è ancora per l'asso portoghese. Cristiano, quasi come un maestro di biliardo per trovare il pallone in buca, per un soffio non trova il 3-3. Sì, ma che bravo Dani Pitbull con quella scivolata, è vero tanto rischiosa, però doveva farlo perché Lozano ormai si era involato. Attenzione qua, perché gol sbagliato, gol subito. Cristiano dentro l'area, Cristiano dentro! No, non ci arriva per millimetri R9, qui davvero vicinissimo al 4-2 il Benevento. Ora un minuto e poi solo recupero. Smalling. Abbiamo un solo minuto di recupero, quindi forse l'ultima azione per entrambi i pro player in questa gara d'andata della finalissima della Serie A Team FIFA 21. Lancio lungo a trovare CR7, vediamo se si accontenta di tenere il pallone oppure attacca. Dani prova ad andare e chiude però la difesa del Genoa e spazza il pallone. La gara d'andata la vince il Benevento di Dani Pitbull e direi che esattamente come i loro percorsi dalla regular season ai playoff alle Final 8 è stata un roller coaster, montagne russe. Vantaggio di Dani, vantaggio di Gabri, 3-2 per Dani. Davvero una partita che è stata un'altalena di emozioni una dopo l'altra. Pesano tantissimo quei 5 minuti in cui Dani Pitbull è riuscito a fare due gol in rapida successione. Gabri è rimasto un po' spiazzato, forse perché arrivava dopo un buon momento in cui poteva portarsi forse 3-1. È rimasto spiazzato, è andato in difficoltà e adesso il punteggio recita 3-2 Dani Pitbull. È ancora tutto però da giocare, Sabino. E infatti Marco, adesso fossi in Gabri rimarresti con la stessa identica tattica, nonostante Dani Pitbull nella seconda parte è venuto fuori alla distanza? Secondo me sì, perché non ha senso cambiare un qualcosa che ha funzionato fino a questo momento per una partita che è andata vero male, però ha comunque giocato, è stata abbastanza equilibrata, non c'è stato un dominatore, non abbiamo visto un risultato così tanto rotondo. È questione di episodi, magari quella conclusione da fuori entrava, potevamo essere magari un 3-1 su quell'uscita poi del portiere di Dani Pitbull, li rivedremo adesso poi tutti negli highlights, ma sono convinto che non cambierà lo spartito, proverà a fare la sua partita e che vinca il migliore. Partita bollente la gara d'andata che andiamo a riassaporare grazie a Ludovica e ai suoi ospiti. Grazie ragazzi, abbiamo quindi appena visto l'andata di questa finalissima, attesissima. Giastron, aiutaci a capire qual è stato il fulcro di questa partita. Ma è stata una partita molto equilibrata tra due player fortissimi, la degna conclusione di questo campionato. È molto equilibrata nel senso che hanno attaccato e difeso entrambi. Sul filo del rasoio i 10 minuti di Dani Pitbull, i 5 minuti di Dani Pitbull dove ha fatto due gol e ha ribaltato la partita, lì abbiamo avuto proprio il momento chiave di questa partita d'andata.
però secondo me quella del ritorno dovrà essere giocata come se fossero 0-0. Non devono fare troppi calcoli, un gol si può tranquillamente recuperare, Dani non deve star troppo sulla difensiva, anzi sfruttare magari qualche offensiva in più da parte di Gabri se vuole provare a allungare un po' di più. Marco, invece un commento a caldo? Ma una partita entusiasmante. Aspettavamo la finalissima, è arrivata, lo spettacolo non sta mancando, 5 reti nella prima gara, una partita molto equilibrata, due atleti che in questo momento per quello che abbiamo visto nei 90 minuti si equivalgono, e adesso però l'ultima partita, parte in vantaggio il Benevento di una rete, conosciamo benissimo il gioco, una rete veramente il nulla, sarà difficilissima questa sfida. Sarà molto molto difficile, ma prima è arrivato il momento di commentare insieme gli highlights. Highlights di questa finalissima, di questa E-Serie A Team, che partono con il Genoa in attacco con questo bellissimo gol di R9 che con un reverse elastico lascia seduto il difensore e porta in vantaggio il Genoa. 19esimo minuto, Benevento prova il pareggio ma non funziona perché il calcio d'angolo è buono ma il colpo di testa è debole. Genoa che continua verso il 27esimo con un bel tiro da fuori area di CR7, viene parato bene dal portiere del Benevento. 31esimo minuto, Benevento di nuovo a cercare il pareggio, bel passaggio per Ronaldo che di sinistro lo trova, un fulmine a incrociare. 1-1, partita di nuovo in parità, equilibrio ristabilito, bellissimo il tunnel direzionale di Ronaldo che lascia sul posto il difensore e va a concludere con un bellissimo sinistro. 44esimo minuto, ancora Gabri che però non ci sta, l'1-1 gli sta stretto, bellissimo il passaggio per Kulusevski, oggi protagonista che con un sinistro a giro nel minutaggio che abbiamo visto essere molto favorevole a Gabri in questa giornata lo riporta in vantaggio sul 2-1, bellissimo tiro che dove Donnarumma non può fare niente. Dani lo vediamo un po' contratto, ma nel secondo tempo tirerà fuori il meglio di sé, anche se il secondo tempo ricomincia con una bellissima azione sempre del Genoa che viene fermata in extremis dalla difesa del Benevento. Benevento che al 61esimo ha questo moto d'orgoglio, questa azione bellissima con Ronaldo che prima lascia sul posto il difensore con una bellissima finta e poi sempre con un'altra finta, con un heel-to-heel, dribbla pure il portiere e conclude andando a portare il risultato sul 2-2, parità ristabilita. E adesso dopo pochi minuti, dopo 3-4 minuti, sempre il Benevento ruba palla al centrocampo, Ronaldo finta e controfinta, sinistro di nuovo a incrociare, sempre CR7 con un tiro fotocopia del primo gol che porta il risultato sul 3-2, risultato che rimarrà fino a fine partita sempre così, vedremo poi nella seconda partita in quella di ritorno come andrà. Qua un ottimo intervento di Cuadrado che blocca nell'ultimo momento disponibile l'attaccante involato a rete e qua un sinistro che va veramente fuori di poco, sempre per Gabri che non riesce ad agguantare il pareggio. Allora, prima della nostra ultima partita, vi sentite di dare un consiglio a chi adesso è in svantaggio? Ma a Gabri direi la stessa cosa che, se non sbaglio, ho detto a Obrun nella partita precedente, ovvero quella sì, attaccare ma non troppo. Aspettare i primi 45 minuti, provare a vedere se riesce a sistemare un po' le cose così, e altrimenti poi nei secondi 45 minuti lì veramente dare tutto per tutto perché si sta giocando tutto il campionato in un'unica partita. Partire studiando un po' anche come scenderà in campo Dani Pitbull, perché bisogna vedere se Dani giocherà difensivo o comunque provando a segnare per allungare, e da lì poi decidere bene i secondi 45 minuti come affrontarli. Bene, allora ci siamo, sta per arrivare il momento tanto atteso, io già sento l'ansia e la tensione, anche perché comunque si vede quanto ci tengono questi ragazzi a questo torneo, quindi mi sento di dire che comunque vada, sono stati veramente tutti molto molto bravi. E allora do subito la parola ai caster. E ci colleghiamo dunque alle parole di Ludovica, siamo arrivati all'ultimo
passo prima del traguardo. Ha un passo avanti Dani Pitbull e il suo Benevento, avendo vinto la gara d'andata per 3-2, ma si sa che, come tutte le volate, bisognerà aspettare fino all'ultimo istante. Sì, vede l'ultimo chilometro Dani Pitbull, è vicino al traguardo, però non ha ancora vinto, non ha ancora nel concreto portato a casa nulla. Il trofeo è tanto vicino, però ci sono ancora 90 minuti da giocare, come hanno ricordato gli analyst. Non puoi fare calcoli, alla fine hai una sola rete di vantaggio, devi rifare la tua classica partita, e io credo che non ci sia bisogno di ricordarli a Dani, perché per come si è presentato qui oggi a queste Final Eight è un Dani Pitbull trasformato, è un Dani Pitbull molto convinto dei propri mezzi, un Dani Pitbull che sa quello che deve fare se vuole vincere questa E-Serie Team. Siamo arrivati all'ultima partita, Sabino. Avevamo iniziato noi col Draft Showdown, un viaggio lunghissimo che si conclude in questi 90 minuti più forse eventuali supplementari rigori. Eh sì, è un lungo viaggio che ci ha portato a immergersi nel mare della finale di ritorno della E-Serie A Team FIFA 21. Dunque, pad in mano per Gabri e Dani Pitbull, e godiamoci questa finale. Quadrado per Kulusevski, non è intercettato dal Sharawi. Allora, riprende il Benevento, la trama offensiva, Ruud Gullit, cerchio centrale di centrocampo. Ancora l'olandese, apre per Juan Cuadrado, ancora il colombiano, Gullit, Cristiano, c'è ancora il taglio di Cuadrado, continua a correre imperterrito, non viene servito, si va da R9. Taglio di Cristiano, non viene servito. Con calma Dani, Vieira, Smalling, ancora per Patrick Vieira, El Shaarawy, Vieira per El Cuti Romero, prova ad avanzare l'argentino, va da Gullit, buono il passaggio per Lozano, siamo dentro l'area, Lozano, Cristiano non riesce a tirare, una finta, cosa ha liberato per El Shaarawy, trova cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare, perché questo passaggio per El Shaarawy è fantascientifico. Fantascientifico davvero, Sabino, questo passaggio. E poi il faraone, l'uomo più atteso, si presenta così in questa finale di ritorno. 1-0, quanto pesa? Ecco, adesso la partita è completamente diversa da quella di cui abbiamo parlato in precedenza, di cui abbiamo analizzato insieme a Ron, insieme a Marco, perché ora Gabri qualcosa di più deve fare chiaramente in attacco. Dani Pitbull però secondo me non deve sbagliare, non deve fare calcoli, deve continuare a spingere e punire magari Gabri in qualche ripartenza. Gullit, buono il lavoro dell'altro Ruud Gullit a intercettare il passaggio dell'olandese. R9, pallone dentro, troppo lungo, c'è Dalot in vantaggio. Allora si riparte da Smalling, minuto numero 15 in questo istante. Il Benevento ha già aperto le marcature in questa finale di ritorno grazie alla rete di Dani Pitbull al minuto numero 8 da parte di El Shaarawy. Ora deve difendere il Benevento, attenzione Cristiano con la scivolata. Chris Smalling a cancellare il tentativo del portoghese. Qua è una bella azione, ma quanto è stato bravo Dani Pitbull a capire le intenzioni di Gabri e andare in scivolata con Smalling, che ha chiuso praticamente tutto lo specchio della porta. E questa è una buona occasione per Gabri, che forse entra davvero in questa finale di ritorno, anche se Dani Pitbull ha una fluidità di gioco in avanti pazzesca, Sabino. Vieira, Gullit, entro per Cristiano, attenzione al taglio di Gullit, lo vede allora Cristiano, va da solo, ma viene respinto da Van der Sar, pallone all'indietro, e Sharawy ci crede ancora e guadagna questo pallone il faraone. Fernandez torna all'indietro, Smalling, Romero ancora per Smalling, lancio dall'altra parte per Cuadrado mentre viene chiesta la prima pausa del match. Cristiano vorrebbe il pallone dentro R9, attenzione all'uno contro uno, il fenomeno, bravissimo Ruud Gullit che gli sradica il pallone e fa ripartire il fenomeno per Lozano, il Ciucchi, grande qui il lavoro di Cuadrado, doppie azioni letteralmente finite sul nascere, sia per il Benevento che per il Genoa. Minuto numero 26, conduce il Benevento 1-0, ma soprattutto 4-2 nel parziale sul Genoa di Gabri. Vieira, CR7, attenzione al taglio di Gullit che non viene servito. Cuadrado,
avanza ancora il colombiano. Vieira dentro per CR7, c'è Gullit ancora che si fa vedere, non viene servito. Ira nemmeno, e allora perde un tempo di gioco, recupera il Genoa. Sì, recupera il Genoa. Gabri si sta prendendo qualche rischio in fase difensiva, hai visto anche qua quando è uscito aggressivo con Smalling, chiaramente è sotto nel punteggio, però ecco, sta ricadendo nei suoi soliti errori, troppa fretta qui, non puoi correre così tanto con un centrocampista come Vidal perché la legge troppo facilmente il Benevento. Se Gabri vuole rientrare in questo match deve cambiare, deve ritornare il Gabri visto contro Obrum, perché Dani Pitbull non sembra voler fare sconti. R9 per un attimo, stava entrando in area di rigore, ma è bravo in questo caso Gabri a chiudere la visuale del R9, a ripartire, minuto numero 34, Lozano, Vidal, ancora il cileno sbaglia, un passaggio elementare, intercettato da Cuadrado, Smalling, ancora per Ruud Gullit, all'indietro il Cuti Romero, Smalling, Hernandez, Patrick Vieira, con calma il Benevento che assolutamente non vuole alzare i ritmi nella propria metà campo, ma aspettare che il Genoa si lasci scoprire un po' e trovare la spina nel fianco. Sì, è cambiato tanto Dani Pitbull, è cresciuto tanto all'interno del torneo perché una partita del genere non l'aveva mai fatta prima. Comunque guarda quanta maturità sta dimostrando, tenendo il ritmo in mano, alzandolo quando sente di poter far male, abbassandolo quando vede che non ci sono occasioni pericolose. Davvero gran prova per ora da Dani Pitbull. Vidal, il Genoa c'è, ancora vivo, e Gabri non ci sta a perdere questa finalissima. R9, limite dell'area, sbaglia però, c'è l'intervento difensivo ancora da parte della formazione giallorossa. Gullit, attenzione a questo triangolo che si chiude con Lozano che può partire, cost to cost da parte di Lozano, costretto a rientrare all'indietro. Gullit, R9, c'era il taglio di Gullit che non ha però servito a parte di R9, che poi si incespica al limite dell'area, recupera il Genoa. Ultimi minuti di questo primo tempo, Cristiano con una finezza di troppo, allora recupera il Benevento. Benevento che dà sempre l'impressione di poter segnare da un momento all'altro, Sabino. Vieira, pallone per El Shaarawy, dentro per Cristiano, vediamo se il dottor Weitz aveva ragione, pallone in mezzo, Gullit non ci arriva, la sensazione c'era a un centimetro dal traguardo Dani Pitbull. Se era molto vicino dopo la gara d'andata, adesso dopo il primo tempo sopra 1-0, vede veramente la bandiera a scacchi. È come il maratoneta che entra nello stadio per prendersi gli ultimi applausi, è vicino però non è ancora arrivata a tagliare il traguardo. Lì però, su quest'ultima azione, a quanto ci è andato vicino. Però ti dà quell'impressione Dani Pitbull, almeno a me sta dando questa impressione in questa partita, Sabino. Quando è davanti può far male in ogni azione, e quando ti dai quell'impressione, quando dai l'idea di essere sempre così tanto in controllo, è difficile che il match ti sfugga dalle mani, anche perché Gabri male in questa partita, forse la peggiore che abbiamo visto oggi, merito di Dani Pitbull è vero, però un paio di passaggi forzati di troppo. Vedremo questi ultimi 45 minuti come andranno. Ci sarà sicuramente anche qualche modifica tattica probabilmente da parte di Gabri, che però adesso deve stare molto attento dietro e fare due gol, non facile. Il tutto per tutto si deve giocare Gabri in questi secondi 45 minuti, sotto 4-2 nel complessivo contro Dani Pitbull nella finalissima della prima edizione della Serie A Team FIFA 21. R9 recupera il Genoa il pallone, prova ad andare in avanti con Kulusevski. Ruud Gullit, avanza ancora il tulipano olandese. Pallone per CR7, c'è il taglio di R9 che viene selezionato in questo momento. R9, Cristiano sul sinistro, se l'aspettava Chris Smalling, che ha recuperato bene la posizione e ha respinto il tiro. Rimessa in posizione offensiva però per il Genoa. Cristiano sbaglia però a girarsi, e dunque la prima occasione è stata per il Genoa, ma come sempre un Dani Pitbull trasformato riesce a chiudere ogni azione da parte del pro player genoano.
Sì, sembra un Danny Pitbull molto libero mentalmente, l'abbiamo detto. Secondo me la crescita principale l'ha fatta lì, quando ha capito che non deve adattarsi, perché lui è un player molto forte, non deve snaturare il suo gioco. Guarda che fluidità in attacco, anche qui comunque come pesca bene Cristiano Ronaldo. Poi rimpallato da Dalot, che sta tenendo a galla la difesa di Gabriel del Genoa, che però sta facendo davvero tanta fatica, dove anche in queste fasi di costruzione. Hai visto come ha dovuto chiamare Gullit vicino a sé? Proprio perché, vedi, non ha linee di passaggio. Prestazione magnifica di Danny Pitbull. Ultima mezz'ora di speranza, deve segnare due reti il Genoa, almeno per andare ai tempi supplementari. Vieira, Cristiano Ronaldo prova ad andare l'uno contro uno, Cristiano mette il turbo, entra dentro l'area, Cristiano non crossa, Ronaldo all'indietro e Sharawi per il 2-0, gran parata, poi Gullit! Poi Gullit! Il tulipano sboccia nella finale di ritorno! Ed è sempre più vicino Danny Pitbull ad alzare il trofeo che avete appena visto. E qua adesso ce l'ha quasi nelle mani il trofeo, con un El Shaarawy MVP, devo dire, di questa partita. Un gol, qui va a trovare un bel diagonale e poi Gullit va a ribadire in rete col portiere ormai battuto. E ora un Everest davvero da scalare per Gabri, che non ci ha dato però l'impressione di poterlo scalare, soprattutto in questo match. Se nell'andata invece ci aveva fatto vedere tante cose interessanti, qui in balia di Danny Pitbull, che sta meritando, direi, questo risultato, che ora è davvero tanto vicino, pressing costante, e ci sta, perché non puoi più fare conti. È vero, manca 30 minuti, sono tanti, però lui ha bisogno di un gol subito. Gabri deve segnare appena riparte. Prima stavi parlando delle tattiche, del non snaturarsi di Danny Pitbull. L'atteggiamento della sua squadra rimane offensivo, non torna indietro, non vuole troppa copertura difensiva, dice: io ho fatto il 2-0, ma sto vedendo che Gabriel è in difficoltà, voglio il 3-0, il 4-0, voglio finirla questa partita adesso che siamo solo al 60esimo. Sì, perché secondo me, per il player che è, non può pensare di fare una partita alla Giovi, l'avevamo detto, tutta in difesa, chiudendosi magari con la difesa 5, rischi di far... di subire quel gol che fa prendere fiducia a Gabri. E poi su FIFA, attenzione a Gabri che riapre tra le labbra del dottor Weiss la partita, perché trova il pallone in buca d'angolo. La partita è ancora viva, rimanete incollati signori. 2-1 al 64. Golazzo, tra l'altro ha fatto un numero incredibile, poi tiro da fuori a metterla all'angolino. L'avevamo detto, comunque Danny Pitbull non può fare il calcolo di stare dietro, perché con un player come Gabri il gol può arrivare da un momento all'altro. E ora vediamo, sono 30 minuti da vivere al cardiopalma. Mamma mia, sento i battiti dei due pro player fino alle mie cuffie. Minuto numero 68, recupera palla il Genoa, che ora entra in ansia agonistica perché vuole recuperare le due reti di svantaggio contro il Benevento. Vidal, Lozano, e il Ciucchi sbaglia, c'è Gullit che recupera, attenzione al pallone all'indietro, rischiosissimo! Vieira, incredibile, riesce a prendere il pallone. E qua un po' di fortuna, perché aveva completamente sbagliato il rinvio Danny Pitbull. Qua fortunato, vediamo se riesce però a distendersi e a chiudere, perché qua un gol secondo me chiuderebbe la partita. R9, pallone dentro! Smalling si immola, praticamente sulla linea di porta. C'è il Ciucchi però dentro l'area. Vediamo se va all'indietro. Juanito Cuadrado, Ruud Gullit, ancora l'olandese che tiene il pallone, torna da Chris Smalling, spaventato Danny Pitbull, torna alle retrovie, deve gestire un doppio vantaggio importantissimo. Romero e Sharawy tra le linee, Cuadrado, ancora il colombiano, con calma ora il Benevento. Tanta calma, può giocare col cronometro anche se mancano 15 minuti. Potrebbe anche tenerla fino alla fine della partita, sai Sabino. Se è bravo a fare possesso palla, Gabri potrebbe anche non rivederla più. CR7, attenzione al taglio del Sharawy che alza la cresta, ma non riesce ad andare a tu per tu con Van der Sar. Questa è un'azione molto importante per Gabri, perché deve trovare il gol per riaprirla completamente. Cuadrado prova a mettere il turbo il colombiano. Vediamo se riesce a servire a Kulusevski, però è posizione di fuorigioco dello svedese. Qui si è alzata benissimo la linea difensiva del Benevento, che aveva visto lo scatto di Kulusevski tra le linee.
soli 10 minuti per segnare due reti. Se no, il primo trofeo, la prima Serie A Team FIFA 21, si tingerà di giallo-rosso. Si tingerà di giallo-rosso? Io sono abbastanza sorpreso dalla decisione di Gabri di non fare un cambio, soprattutto a metà campo, perché Vidal mi sembra abbastanza cotto. È vero, non apprezza particolarmente Nainggolan, però in questo momento guarda la stamina dei giocatori del Genoa. Sono tutti abbastanza affaticati, soprattutto Vidal e Gullit hanno speso tantissimo, perché comunque Danny Pitbull li costringe anche a coprire dietro. È non facile per il 2 a centrocampo fare entrambe le fasi con efficacia. Donnarumma rilancia lunghissimo ma sbaglia, e allora regala praticamente il pallone al Genoa. Vidal recupera però il pallone benissimo. Danny Pitbull, CR7, e Sharawi non tiene questo pallone. Allora attenzione a Vidal, tra le linee R9 si gira il fenomeno che riprova il gol di prima. Troppo complesso, non era nella posizione giusta. Questo secondo me è un errore da parte di Gabri, un pochino troppa fretta. È vero, aveva segnato prima, però questo era veramente complicato e lui adesso ha bisogno forse di un qualcosa di più semplice. 5 minuti, solo 5 minuti alla fine di questa finalissima. Cristiano Ronaldo dentro il pallone. Cristiano! C'è ancora una finale da giocare. Si prende il pallone, il portoghese dice: Gabri, ti porto io alla vittoria. Wow, vedi cosa ha bisogno Gabri? Di fare queste cose, non quei tiri lì così complicati. E ora Danny Pitbull deve tenerla. Secondo me la chiave per lui è tenere la palla per i prossimi 5 minuti, evitare la pressione di Gabri e cercare di perdere un pochino di tempo e mandare la palla lontano. Non la vuoi tenere nella tua tre quarti, devi perdere tempo di là. Poi parleremo magari della difesa 5 di Danny Pitbull, perché ha subito quasi di più con la difesa 5 che non con la difesa 4. Ultimi minuti ragazzi, incredibile! A un gol dai supplementari il Genoa, a 4 minuti, anzi 3, da alzare il trofeo Danny Pitbull. Hernandez tiene il pallone vicino alla bandierina e torna lì indietro. Gullit, e il Sharawi deve difenderla, si fa mangiare il pallone da Cuadrado, ma è ancora il Benevento a gestirlo. Si va dall'altra parte, Lozano, vediamo se riesce a fare qualcosa. Un minuto solo di recupero, allora deve tenere il pallone Dani se vuole alzarlo il trofeo. Lozano mangiato da Smalling, attenzione Cristiano. Van der Sar cosa rischia? È finita! Il Benevento di Danny Pitbull è campione della Serie A Team FIFA 21, una prestazione maiuscola della squadra giallorossa che, come al giorno delle Befane, dà il carbone a tutti e si prende il trofeo. Wow, che finale abbiamo visto Sabino, a un certo punto sembrava più che chiusa, su quel 2-0 di Gullit eravamo già pronti a pensare ok è finita, invece Gabri comunque ha reagito, è stata una finale equilibratissima.